vuole quest'arte? Travegliante, ci serve un video. Non possiamo uscire, però dobbiamo per forza pubblicare qualcosa per ventenni Paperoni. Quindi so che anche tu non puoi uscire, ma non è che puoi farci un video? No, ma io sono in quarantena. Sono cassa integrazione. Sto in Messico. Ma poi scusa, non posso uscire, non mi posso avvicinare alle persone. E io chi me vado a intervistare, scusa? Ciao Clio, te la posso chiedere un'intervista? Che cosa ne pensi della deriva da superuomo di Gilberto? Ma è vero che quando tu non ci sei, Minnie balla. Così non si può fare, è troppo difficile. Quindi che può fare ventenni chiacchieroni in questa situazione? Possiamo solo evolverci. D'altronde, pure zio Paperone, quando era più giovane, aveva capito che prima o poi bisogna evolversi, bisogna cambiare strada, bisogna cambiare. E mi vengono pure a dire che sti fumetti qua sono roba per i bambini. Guarda tu. Attribuendolo ad un giornaletto che fa piacere solo ai bambini. Chi ha stabilito e soprattutto quando è stato stabilito che i fumetti o comunque sia Topolino siano una cosa da bambini? L'ha detto il politico tot? L'ha detto l'altro politico tot? Nel momento in cui è stato rigirato il famoso adagio, ma dove l'hai letto su Topolino, quel politico è stato insultato perché aveva detto una stupidaggine. Un altro caso, quello che poi Grangor rispose, se non sbaglio, Gagnoro, Gagnoro, pardon. scusa, Gagnoro, scusa. Figurate, Rispose con cioè un io c'ho Martina tweet. che se sta riportando una tomba. Quando quell'altro disse: "Io non leggo Topolino", la risposta fu: "Allora ci legga, troverà umanità, Ah, sì, solidarietà e tutte quante quelle qualità che al politico in questione mancano". Ma io per questo ho scelto due politici, senza fare nomi, di due aree distanti, vero. Infatti. proprio per chiarire che luogo comune non fa cultura, il luogo comune non ha mai fatto cultura e non ha nemmeno casa né appartenenza politica, sta a destra come a sinistra. La domanda che dobbiamo farci è possibile considerare di serie B una letteratura che insegna a dei bambini il rispetto, l'inclusione, il valore della gentilezza? Secondo me no. Ma invece, se prendiamo alcune collane come i superclassici, classici, storici, i Paper Colossal, questi qui, ecco, lì si affrontano argomenti molto più socialmente impegnati. Anche a livello, diciamo, pratico, sulla saga dei Paperoni, insomma, la scena in cui Piumino, Drake e Fergus camminano da fantasmi attraverso il muro, lasciando intravedere i loro corpi morti, diciamo, a livello fisico, ecco, non è una cosa che si sarebbe mai vista sul settimanale di Topolino per dei bambini. Cioè, come si fa a pensare che roba per bambini, sapendo pure che si è parlato di morte attraverso questi fumetti? Infatti la morte in questo mondo è stato affrontato poco. E noi abbiamo l'autrice di quell'articolo, di un articolo su ventenni Paperoni che appunto ha parlato di morte. Vero? Vero. Oh, il contributo di Marta Leonardi, signore e signori, vero. Parlare di morte è sicuramente un'evoluzione, una grande rivoluzione. Anche restare senza parole può essere un'arma emozionante. Certo, Paperino, che grande personaggio. Ognuno di noi si identifica in lui. Pure io, insomma. A gola, a gola. Vabbè, però è comunque un grande personaggio. Ti senti più legato al mondo dei paperi o al mondo dei topi? C'è stato un periodo che corrisponde a quello in cui io leggevo le storie, in cui le storie di Topolino erano fondamentalmente delle storie di mistero, scritte per bambini piccoli, perfettamente decifrabili già dall'inizio, in cui non c'era un guizzo. L'impressione che ho adesso ripensandoci è che Topolino in qualche maniera riprendeva gli autori classici del mistero, parodiava autori. I paperi parodiavano la vita, la quotidianità. Quando voglio provocare, dico che è un perfettino, un Ah, amico delle però è una guardie, ma è una battuta. battuta Ah, ricorrente. ok. Però non sono mai riuscito ad appassionarmi al topo perché non ci ho mai visto un vero spessore. Topolino ho imparato ad apprezzarlo più avanti. Quando ho ripreso a leggere i fumetti 4-5 anni fa, ho iniziato a approfondire anche il personaggio di Topolino. Effettivamente in molte storie viene usato un po' in modo noioso, ecco, Ma infatti questa è la anche. cosa. Le storie di Topolino le leggevo, ma erano sempre di Romano Scarpa. Topolino non l'ho mai apprezzato da bambino.
davvero, perché è un personaggio difficile da gestire, devi essere veramente bravo e geniale. Topolino ha delle caratteristiche positive che lo portano a non essere, diciamo, necessariamente comico. Paperino, essendo l'uomo medio, tu hai tantissimi sbocchi comici. Paperino ha questo ruolo dello sfigato, ma Paperino ha delle grandissime capacità e che sono per lo più inespresse. Tra l'altro, da questo punto di vista, a me ha fatto molto piacere il reboot di DuckTales, dove secondo me si rende proprio un piccolo omaggio a Paperino, descrivendolo come lo sfigato, vessato, perseguitato per la gran parte della serie, per poi dimostrare come poi nei momenti parlo del finale della prima stagione, nei momenti di crisi diventa l'eroe. Paperino è il nostro antieroe, se vogliamo, è l'eroe di noi tutti, in cui tutti noi ci dovremmo ritrovare un pochettino, ecco. Ti ci rivedi? Beh, sì. Allora, uno sclero come lui, a livello proprio di strilli e quant'altro. Ma guarda, meno male, fa bene all'Urcera non sclerare. Esattamente, però lui comunque ha sempre significato l'antieroe, che però per me va alla ribalta, va alla riscossa. Che magari è una cosa che è accaduta anche a te, dici, non è sì, giusto. Sì, assolutamente, sì, mi capitava spesso, magari, no, sia quando magari giocavo a pallone da piccolino, mi escludevano perché fuori non ero bravo, oppure, insomma, tante cose che succedevano anche a Paperino, io mi ci ritrovavo, io dicevo, allora, prendo ergo Paperino al mio... nel mio altare della patria. Altare delle sensazioni positive. Però è vero che Paperino è un po' come lo zio, no, sempre alla ricerca di una nuova avventura, di una nuova vittoria, di un nuovo arcobaleno. E noi in questa quarantena che stiamo cercando? Anche noi stiamo cercando un arcobaleno, anzi stiamo cercando un domani. E quindi pure ventenni chiacchieroni deve guardare domani. Oh, non lo so se me faranno uscire prima o poi, però guardiamo al domani in qualche modo, magari coi guanti, che mascherine, ma guardiamo a domani. Sicuramente torneremo a coinvolgere la community, magari anche quelli un po' timidoni, con qualche video selfie, ma mi farò bene in mente qualcosa. Andremo anche a intervistare i VIP, perché sì, nella nostra community ci stanno pure i VIP. Entrerò nei case dei VIP e tutti insieme faremo meglio di prima. Ma perché, scusa, vuoi tornare a come era tutto prima? Bello sbrilluscioso, no? Pieno di paperi e di topi. Quando ci offrivano da mangiare, ogni volta andavamo a casa dell'altri. Io comunque vorrei far notare che ci stanno preparando il tè e ci delizieranno anche con dei dolcetti. Ah mio, mi spiace, giù. Che cosa? Mi spiace. Sono costretto no, a fare una cita. Che cos'è? No, ti. No, fa vedere. Che dai, non l'ho visto. No, era mia. L'ho vista prima io, amore. No. Aspetta, Breaking Bad è qua. Allora vabbè, oh, okay. Così siamo contenti tutti e due. Che te sei presa? No, che schifo. Al limone, al limone. Più che altro. Ma non è vero, limone assolutamente. No, non voglio tornare a come era prima, perché tornare a prima significa che non avrei imparato niente. E per questo motivo, per il domani. E ora ho bisogno pure d'aiuto tuo, pensa. Vabbè, te stai a preoccupare. Conta pure su di me, te do una mano. Dai, sono contento. Senti un po', ma non è che si è fatta tutta sta manfrina perché non sei come liberate di sto palloncino? Sì, dannazione, io c'ho pure sto palloncino, non so che cosa faccio, non so chi darlo, non lo posso concordare a qualcuno perché non si sa mai se scopre chissà che cosa, palloncini, virus, beh, poi ci accusano pure, no, tenni paperoni, diffonde il virus col palloncino a cuore, cioè ci manca cuoricini, ci manca solo quello. Visto che è nel periodo di San Valentino, io ti do questo cuore, così almeno c'ho una cosa in meno a casa. Grazie, va bene? Grazie, dai. Mille. Ah, tra l'altro oggi sarebbe la festa dei singoli, il 15 febbraio. Quindi in effetti lo prendo volentieri il palloncino, porto stasera a una festa a cui devo andare, quindi. Ecco, allora dallo alla prima ragazza che vuoi conto, rimorchiare, esatto. Non seguire i consigli del vegano. Ammazza oro. Il vegano va preso con le molle, va preso con un pochino di cum grano salis il vegano. Ma quale cum grano salis? Dove è tutto abbondando abbundantis. Poi parliamo se chiaro, ventenni chiacchieroni era stato creato per rimorchiare, doveva diventare ventenni rimorchioni, e invece niente, manca un numero di telefono, credo, ma state calmo, mamma mia, te preoccupa, sta quarantena tanto finisce per tutti prima o poi e torneremo a rimorchiare tutti assieme, volevi dire chiacchierà, vabbè, quello.